Quindi questa è un'indagine sui terremoti indotti, da qui parte la presentazione e quindi possiamo andare alla slide successiva. Si sta ancora caricando, pagina bianca. Ok, esatto, qui vi spiego alcune cose che poi abbiamo visto anche a lezione sulla insomma, la teoria elastica, un po' come sono distribuite le varie forze, che avvenga un terremoto, no? Si parte da uno stato di quiete, poi l'equilibrio, diciamo, si altera, si deforma e quando lo sforzo si accumula, alla fine può essere come una bacchetta di legno che comunque viene spezzata perché ci sono le forze che si contrappongono, come si possono vedere nella figura a destra, no? Nei vari istanti. Quindi quando si sollecita la situazione è grande all'interno della faglia, si crea il terremoto. Ok, possiamo passare alla slide dopo. L'ho fatto, c'è cioè un po' di ritardo. Ah, Cosa c'è faccio? un po' di ritardo enorme. Ah, infatti non fatto. Faccio una cosa, tolgo il mio video, che forse così fa prima, disattivo il mio video sperando che questo migliori la faccenda. Ok, e poi vabbè, qui dopo ho fatto vedere una pubblicazione sulla rivista Science in cui parla che effettivamente i terremoti possono essere causati per causa antropica, quindi non solo per a livello naturale, ma anche per causati dall'uomo, quindi ci sono state un articolo da questi scienziati, The Denver Earthquakes, in cui parla proprio che l'iniezione sottosuolo di rifiuti liquidi può causare sismicità indotta. Ok? Con la pagina bianca. Ecco, allora, siamo partiti da un'analisi, ho voluto fare un po' questa presentazione partendo da un'analisi a livello italiano, poi sono passato a livello europeo, poi nel resto del mondo, nelle principali, diciamo, sismicità indotte. Il terremoto in Emilia è una storia mai raccontata. Qui si fa riferimento al terremoto del 2012, avvenuto nella zona dell'Emilia, nel Modenese, in tutta quella zona lì, insomma, Reno-Galliera. Quindi c'è stata una commissione ICHESE in cui hanno collaborato sia la regione che la protezione civile, in cui si è analizzato il fenomeno per capire quali sono state le cause. Lì si tratta in particolar modo della reiniezione di fluidi nel giacimento di Cavone, che è vicino a Modena, e qui è la prima volta, questo qui diciamo, è tratto da una rivista, la rivista Sapere di Nicola Armaroli, in cui ha intervistato proprio Peter Stylis, il professore emerito che si è proprio occupato di questa indagine della commissione ICHESE. E quindi diciamo, è stato intervistato Enrico Bonatti che ha fatto varie domande su come è proceduto, se è vero che sono stati causati dalla reiniezione di fluidi e così via. Quindi possiamo passare alla slide dopo. Ecco qui, fa vedere da dove ho preso un po' tutto, che è la rivista di Edizioni Sapere, uscita nel febbraio del 2019, cui parla proprio geologia e il terremoto in Emilia, una storia mai raccontata. E quindi qui all'interno spiego un po' tutta la varia intervista che prima vi stavo dicendo, che adesso poi spiegherò. Quindi possiamo passare alla slide dopo. Ecco, ho tratto alcuni pezzi dell'intervista che chiede, dal 2014 a oggi sono stati progressi scientifici che possono dire è vero o non è vero, insomma, che è stato causato per estrazione di petrolio. Dunque, allora, alcuni studi, quello della commissione ICHESE dice sì, è vero, cioè effettivamente le cause antropiche influiscono insomma, sull'innesto, sull'induzione di movimenti, di faglie preesistenti, no? E anche studi fatto, riportato ad esempio sulla rivista Science, in cui anche negli Stati Uniti sono capitati dei fenomeni simili. Quindi sì, le cause antropiche incidono. Poi all'interno, cioè in contrapposizione ai rapporti ICHESE, c'è stato anche un laboratorio di monitoraggio di Cavone, che anche per livelli politici, non so, sono state varie vicissitudini e sono andati un po' contro quello che diceva questo rapporto, che effettivamente non c'è proprio una correlazione, non si può essere così certi di questo effetto. Poi possiamo andare avanti ora? E quindi diciamo, sono ancora un po' in studio tutti questi fenomeni. Vabbè, questa qui è l'immagine terremoto del 2012, preso dalla rivista Sapere. E possiamo andare avanti. Esatto. Dopo qui sono le conclusioni della commissione ICHESE, sempre fatte dal professor Peter Stylis.
che denuncia fatti gravi, nel senso che ci sono state forti pressioni, qui intendo pressioni politiche, e dati nascosti alla Commissione, perché loro chiedevano di dati, di dettaglio, no? Di come sono distribuite le faglie, di dove sono stati fatti gli scavi, che gli sono stati dati, ma non gli sono stati dati, insomma, molto materiale, probabilmente mancava. E dopo qui praticamente lui afferma che non si può escludere che anche le attività svolte nell'area di Mirandola, che è quello del giacimento di carbone, poi ci sono anche delle altre zone lì vicino sempre interessate, e non si può escludere che siano state proprio causate dalla reiniezione di questi fluidi. Bisogna passare alla slide dopo. Ecco, qui ho fatto vedere, quindi dall'Italia, partiti dal nord, andiamo verso un po' il sud, situazione analoga è successo anche in Val d'Agri, cioè, succede ancora, ci sono vari giacimenti di petrolio, ci sono varie estrazioni, quindi anche lì ci sono dei problemi sempre di reiniezione nel posto, ad esempio di Costa Molini in Basilicata, che si trova vicino a una faglia attiva. Quindi anche lì i risultati indicano l'attivazione di microterremoti. Esatto, un po' grande, sì. Di microterremoti, provavo a scorrere in zoom, ma non riesco. E quindi anche qui sono cause di microterremoti in questa faglia qui. Possiamo andare avanti. Ecco, qui fa vedere un po' la distribuzione a livello mondiale, come vengono distribuiti tutti i vari giacimenti di petrolio, gas, shale gas, lavori nell'industria mineraria. E fa vedere, cerchiato insomma, le varie magnitudo, no? E quindi vediamo che vabbè, varie zone, Svizzera, geotermia, Germania, poi Oklahoma, soprattutto che farò vedere nelle slide dopo, Australia, Newcastle, India, Sudafrica, insomma, sono tutti eventi che sono correlati all'estrazione in qualche modo. Quindi hanno verificato che sono state attivate delle faglie per queste reiniezioni di fluidi nel sottosuolo. Quindi vedete un po' che è proprio a livello mondiale. Ecco, qui in particolare si parla di Oklahoma, e quindi qui il grafico è abbastanza chiaro, no? Qui si considerano magnitudo maggiore o uguale di 3, quindi terremoti deboli, considerano ovviamente quelli lì, e dal 73 al 2008, poi dal 2009 al 2019. Quindi il numero, insomma, aumenta vertiginosamente, no? Da 867 a 3642. Quindi fino al 2010 situazione, insomma, tranquilla. Poi dopo c'è stato un picco probabilmente di estrazione nel 2015, e poi lo dice anche qui, solo l'1-2% è collegato alla fratturazione idraulica. Il resto è collegato a tutti i pozzi di smaltimento che si trovano sotto a dove estrai, no? Perché butti giù dell'acqua e anche dei solventi chimici, ci sono dei residui che non sai dove metterli, e bisogna smaltirli in qualche modo, e loro li smaltiscono rimettendoli sottoterra, quindi a profondità di 2-4 km, al di sotto dei giacimenti dove prima hanno estratto, no? Quindi niente, il picco ha piccato quindi nel 2015, e il numero aumenta. Ad esempio, dal 2009 il terremoti era di 362 terremoti all'anno. Poi possiamo proseguire. Un altro caso a livello europeo, in questo caso nell'Olanda, Groningen, che è un'area, diciamo, non a rischio di terremoti. Ma improvvisamente, insomma, anche qui guardando il grafico, c'è un'esplosione nel 2000, insomma, da dopo il 2010. Cioè, in base, probabilmente qui sono stati dei periodi in cui, o forse estraevano, ma non è detto che poi venissero per forza dei terremoti. Comunque il trend è sicuramente in salita. Quindi qui siamo nella zona nord dell'Olanda. Ecco, qui viene spiegato un po' tutte le varie, da dove partono, insomma, i sismi che possono causare, essere causati dall'uomo. Quindi si parte dall'estrazione di petrolio a livello convenzionale, quindi qui siamo in mare, un offshore, il fracking, quindi delle rocce per il shale gas, energia geotermica che va anche a portate abbastanza elevate, poi vabbè, estrazione di industrie minerarie, scavi a cielo aperto, ok, in minima parte, poi anche i laghi artificiali per via delle dighe che poi vedremo. Possiamo andare avanti.
Allora, partiamo dal primo, estrazione di petrolio e gas naturale. Allora, vediamo, a sinistra è l'estrazione convenzionale, no? Quindi si perfora, qui c'è un giacimento e tutto avviene in modo abbastanza, insomma, tranquillo, diciamo. Poi l'estrazione non convenzionale è perché si inietta dell'acqua, sabbia, agenti chimici all'interno. In questo caso, iniettando, si formano tutte queste, sembrano radici, però in realtà è l'acqua che si è infiltrata all'interno del substrato argilloso, da dove poi effettivamente lo sia il gas che si prende dal di lì. E in questo caso può causare delle fratture, no, nelle rocce, no? Quindi microfaglie si possono venire a creare nel tempo. Poi dal di qui ovviamente il gas sale in superficie perché lo estraggono, poi mi serve per il gas metano. Possiamo andare avanti. Qui è sempre spiegato la fratturazione, sempre in un altro modo, l'ho scritta anche a livello testuale, che quindi si inietta un getto ad alta pressione d'acqua che è misto a sabbia ed altri solventi chimici e questo oggetto, come vedete nella figura qui, che è la stessa di prima, provoca fratture e gas di risalita, che è poi il gas metano. Possiamo andare avanti? Ecco, un altro caso che viene citato è quello che dicevo prima dell'Oklahoma. Quindi c'è stato nel novembre 2011 un terremoto che ha colpito lo stato dell'Oklahoma, dopo che un impianto aveva iniettato acqua ad alta pressione nel sottosuolo. Quindi ancora qui, vabbè, dopo le organizzazioni ambientaliste, insomma, pensano che sia sempre le solite trovate delle compagnie petrolifere per costringere i governi a ritardare l'adozione di politiche energetiche. Perché magari dicevano che non era vero, però comunque insomma, ci sono varie documentazioni e pubblicazioni che dicono che effettivamente è stato causato per quello. Possiamo andare avanti. Quello che parlavo prima, energia geotermica. Allora, dunque qui ho preso una figura di un impianto in Islanda, Islanda ovviamente terra di fuoco. E poi qui un altro disegno che raffigura in generale un impianto geotermico. Che può essere quello di The Geyser, no? Che è un complesso di 22 impianti con diversi pozzi a nord di San Francisco, che è molto, diciamo, famoso per l'energia geotermica. Quindi qui si tratta di sempre acqua che viene iniettata nel sottosuolo, frattura le rocce per creare circolazione di acqua calda che viene poi raccolta e poi mandata magari in rete, no? Una rete di riscaldamento. O così, o addirittura per produrre energia elettrica. E questo, anche questo metodo ovviamente può produrre microterremoti. Ecco, poi come dicevo prima, qui si passa all'Australia, terremoto di Newcastle, anche qui sono state perdite, insomma, perdite economiche, 5 miliardi di dollari, 160 persone in ospedale, edifici danneggiati, quindi stiamo capendo che l'estrazione provoca danni sia a livello del terreno, della litosfera, sia dei danni a livello anche economici. Quindi qui si chiede, elevato rischio è davvero il risultato dell'estrazione del carbone nero? Direi proprio di sì. Infatti hanno visto che siccome ci troviamo nell'Australia meridionale, quindi diciamo che è una regione stabile da quel punto di vista, e l'unica informazione è il movimento verticale verso il basso, causato perché ovviamente se togli del carbono, del petrolio, si forma una deformazione che è poi subsidenza, quindi c'è una pressione che si compatta sotto, quindi in questo caso era generato da una diminuzione della pressione sulle rocce. Possiamo andare oltre? Visto che ho parlato di subsidenza, qui ho scritto le previsioni di terremoti, insomma, i terremoti non si riescono a prevedere, però comunque ci sono delle tecniche anche interferometriche, satellitari. Quindi tramite radar che scansionano il terreno e poi ricevendo l'onda che torna indietro, in questo modo riescono a vedere la subsidenza, quanto si è sprofondato o quanto si è alzato. Quindi qui ci sono sempre vari studi sulle antenne radar, pubblicate su NASA, in questo caso. Ad esempio, qui è il caso del terremoto dell'Aquila, parla del 2009, che c'è una fase ovviamente che è iniziata circa 3 anni prima dall'ente sismico che hanno controllato insomma come se si verificavano di questi cambiamenti. Ecco, dopo qui hanno visto in particolare subsidenza di 15 millilitri all'interno dei due bacini in prossimità dell'epicentro. Possiamo andare avanti?
Ecco, quello che ho detto prima fa riferimento in questo caso, prima parlavamo dell'Aquila, poi qui siamo anche vicini, questo fa riferimento al terremoto di Amatrice Norcia e fa proprio vedere nella figura, il terremoto si riferisce al 2016, no? Nel periodo d'agosto a ottobre, quando è successo un po' tutto lo sciame sismico. E in figura si evidenzia la grande differenza tra i volumi di roccia, che in parte si sono abbassati, no? 100 centimetri, e in parte si sono alzati per via di quello che succedeva sottoterra, no? C'è stato un abbassamento, una pressione, quindi una parte è scesa e scivolata giù e un'altra parte è risalita. Poi possiamo andare avanti. Ecco, un altro effetto di cause antropiche avviene nelle dighe, perché nelle dighe diciamo, c'è un riempimento e svuotamento dell'acqua, svuotamento dell'acqua che modifica la pressione. Quindi modificando la pressione di riempimento si possono generare, possono andare un po' a inficiare sulla faglia, se ci sono delle faglie preesistenti. Quindi un fatto è quello, e l'altro è che l'acqua comunque filtra nelle rocce e funge anche da lubrificante, le fa scivolare su se stesse. Quindi ho tutti questi fenomeni che, dopo cui tratto da questa pubblicazione della Protezione Civile. E poi qui ho scritto sottosuolo interessato da faglie sismogenetiche, che poi spiegherò in breve dopo, visto che l'ho accennato, dove il sottosuolo ci sono, faglie sismogenetiche sorgenti di questo tipo, bisogna evitare azioni di questo tipo, cioè di azioni antropiche, perché causano sismicità indotta. In questo caso qui si trova sempre, siamo nell'Alta Val d'Agri, qui nel lago di pietra del Pertusillo. E anche qui si parla di reiniezione di fluidi a 4.000 metri di profondità, dove ci sono faglie recenti o insomma responsabili o corresponsabili del terremoto del 1857 addirittura, che causò 10.000 vittime, per riempimento e svuotamento di questo bacino. Possiamo andare avanti? Ok, questa è l'ultima slide, qui do un po' una definizione di cosa possono essere sismogenti e sismogenetiche, visto che l'avevo accennato prima, e in cosa consiste il database. Quindi il database è il DIS, no? Database sorgenti sismogenetiche italiane, che è un database dove, oltre alle faglie normali classiche, sono anche queste, si differenzia dalle faglie attive perché identifica appunto questo tipo di faglie con magnitudo superiore a 5.5, quindi quello è il livello di soglia che si considera, no? Considerato come valore di soglia oltre il quale insomma, il terremoto può aggiungere dimensioni abbastanza pericolose.